frase che però mi sono fatto trascrivere perché secondo me era importantissima, e la frase recitava così: non esiste peggior discriminazione che trattare tutti allo stesso modo. Poi io non so da chi venga questa frase, però credo che sia anche emerso rispetto a quello che è dall'intervento, soprattutto nella fase iniziale, nella fase finale, quando si parlava del fatto della scuola, dell'inclusione, oppure della la scuola di tutti, no? Che in realtà può diventare un problema per tante persone, la scuola. Niente, adesso passiamo la parola a Stefano Lassi, che è, diciamo così, psichiatra, vicepresidente dell'Associazione Psicologi e Psichiatri Cattolici della Toscana, diciamo impegnato anche nelle associazioni a livello europeo. Stefano Lassi, lo introduco con questa piccola frase, non so se sempre per rimanere nelle suggestioni che ci vengono date da Giovanni Bonioli, qui. L'autismo visto da una persona con autismo, che dice: tu non puoi capire, io sono diverso, tutto mi sta stretto, tu pure. Ben trovati a tutti, è veramente un piacere essere qui a Modena, ringrazio Sergio Zini e in particolare anche Ciro Ruggerini per avermi invitato, anche perché ho un forte legame proprio familiare con Modena, legato al fatto che mio nonno ha insegnato all'Istituto d'Arte di Modena per 30 anni, dagli anni 50 fino a quando non è venuto meno, e insegnava ceramica, quindi pensate quale legame anche proprio umano che ho con questa città. Ed è proprio su questo aspetto, cioè sul legame umano, che vorrei un po' impostare questa mia presentazione. Vale a dire, io mi occupo molto di qualità, e lo faccio a livello europeo, e ho sempre visto che ciò che distingue un approccio di qualità rispetto ad altri in medicina è proprio questa presenza di una cultura, di una capacità umana di affrontare temi così complessi come l'autismo, ad esempio. E questa componente umana, questa formazione umana, non la insegnano nemmeno a medicina, questa è la verità. E non la insegnano nemmeno ai preti, se è per quello, tanto per farvi capire. Quindi non è che è un qualcosa che sul quale dobbiamo investire. Ciro lo fa, ad esempio, la medicina narrativa, mi piace molto. Però insomma è qualcosa che deve aiutarci a mantenere dei bei parametri scientifici fondamentali e poi metterci quel quid in più. Allora io, quando ho pensato al titolo, più che chi ha paura, ho pensato chi non ha paura dello spettro autistico. E grazie anche per il riferimento a Jean Vanier. Jean Vanier io l'ho avuto ospite, ho avuto questa fortuna a Firenze, l'ho conosciuto molto bene e mi ha dato una grande lezione, appunto. Non si ha paura se si conosce e se si accoglie. Quindi la mia intenzione oggi è di darvi dei flash, nel poco tempo che abbiamo, su quelle che sono le conoscenze a nostra disposizione in questo ambito, perché se conosciamo più facilmente accogliamo, e quindi forse facciamo appunto quello che diceva Jean Vanier. Premetto, tutto quello che io faccio e presento, se torno indietro un attimo, vedete c'è la mia mail, io ve lo metto a disposizione, me lo chiedete e ve lo mando in PDF, anche perché ho intenzione ora di cambiare marcia e andare come le schegge, come si dice a Firenze, veloce, perché ho tanti dati da volervi mostrare, poco tempo per farlo, quindi eventualmente me lo chiedete e io ve lo invio sicuramente, ve lo garantisco e lo farò. Quindi, scusate, andate avanti, rapidamente ringrazio il professore perché ha già detto alcune cose, mi facilita il lavoro, ma è interessante e mi fa molto piacere perché quando trovo conferenze dove si condividono veramente, senza essersi parlati prima, le stesse informazioni, gli stessi dati in modo così preciso, vuol dire che evidentemente davvero ci stiamo avvicinando ad un quadro veritiero della situazione. Quindi, tanto sulla prevalenza, la prevalenza è questa, è l'1.13, l'1 lo dice il DSM-5, ma i dati ad esempio più sensazionali e che comunque dal 2012 ad oggi non sono stati smentiti sono quelli statunitensi a cui faceva riferimento anche il professore, e sono dati incredibili, impressionanti, 1.13%. Avanti. Come ha detto il professore, questo incremento che negli ultimi 30 anni è stato del 200% delle diagnosi ha anche
portato alla discussione di come si fa diagnosi. Io oggi non entro nel merito degli strumenti diagnostici a disposizione, perché l'audience comunque è mista da quello che mi hanno detto, quindi, però sappiate che sicuramente la diagnosi ha vissuto dei momenti dove forse è stata anche un po' troppo allargata, eh? E gli approcci categoriali a cui faceva riferimento il professore certamente hanno destato anche delle perplessità, al punto che insomma, abbiamo visto che qualcosa dipendeva proprio dagli strumenti e dalle categorie che utilizzavamo, e la famosa epidemia di autismo è legata in realtà alla maggiore conoscenza dell'autismo, alla possibilità finalmente di diagnosticarlo in età precoce, e però si sta un po' ridimensionando proprio avanti con quello che diceva il professore, con il passare del tempo, con la ridefinizione che ha portato da quella che è stata la storia rappresentata dal professore al 2013, al famoso DSM-5, il quale, introducendo la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ora questo ve l'ho portato perché nella nostra facoltà ho trovato questo vecchio manuale del 1800, fine 1800, della Università Regia di Torino, dove appunto si definisce le malattie mentali, avanti, e vedete, quando si parla di disturbi del neurosviluppo, che oggi è il termine che dobbiamo utilizzare, parla di purtroppo una serie di idiotismo, cretinismo, imbecillità. Quindi, per farvi capire come anche l'utilizzo dei nomi e delle definizioni, la semantica, la cosiddetta semantica, ha un impatto notevole, perché induce poi anche gli approcci culturali di accoglienza, di conoscenza, di non discriminazione delle persone che hanno disabilità o autismo. Scusa, avanti. Vedete, queste sono le varie evoluzioni dei criteri, avanti. E vedete come la convergenza delle diagnosi nell'ambito autistico abbiano portato ad un'unica categoria, che è quella dei disturbi dello spettro autistico. Questa unica categoria dei disturbi dello spettro autistico, questo ve lo dico perché una delle domande CM, almeno ve la lascio già pronta, è che ad esempio sono scomparse le sindrome di Asperger, non esiste più una diagnosi di Asperger, questo negli Stati Uniti ha generato grandissime discussioni. Quello che conta è che l'intento era proprio di cercare di capire che all'interno della diagnosi non confluissero poi tutta un'altra serie di problematiche ad alto funzionamento. Oggi il disturbo di Asperger viene considerato un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, che non esaurisce in realtà tutto l'Asperger, ma insomma l'Asperger non esiste più, esiste un disturbo dello spettro autistico all'interno del quale stanno anche appunto quelli ad alto funzionamento. Quindi questa è la domanda ECM, ricordatevi. Avanti. Bene, questa è la diatriba. Vedete che comunque gli effetti attesi comunque il DSM-5 è quello di ridurre il numero delle diagnosi del 25%. Questo proprio per ridurre quel bias introdotto dall'iperdiagnosi implementata da quello che normalmente succede quando finalmente esce una diagnostica e una strumentistica specializzata. Avanti. Questa è la complessità e la comorbidità in cui ci muoviamo, e di nuovo anche qui rapidamente, perché ne ha già parlato il professore, vedete, la difficoltà della conoscenza dell'autismo sta proprio nel fatto che abbiamo una componente genetica, una componente epigenetica, cioè come si diceva prima, di proteine che poi determinano quelle che sono le connessioni fra i neuroni a livello del sistema nervoso centrale, e inoltre quelle che sono poi le espressioni conseguenti di queste connessioni, e quindi le modifiche morfologiche, anatomiche, e in base a questo anche quelle sono le necessità mediche che ne conseguono. Pensate al problema dell'epilessia, un'associazione superiore al 40%, e alle problematiche psichiatriche in comorbidità, dati incredibilmente impressionanti che tra l'altro grazie al DSM-5 si stanno ulteriormente allargando. Pensate, prima noi non potevamo fare diagnosi di schizofrenia in associazione con autismo, non potevamo fare diagnosi di ADHD con autismo, e pensate questo che problematiche e complicazioni ci darà in futuro anche in termini di diagnosi, ma di trattamento.
e quindi tutte poi le problematiche più specifiche a quello che viene chiamato il core e sintomatologico caratteristico dell'autismo. Vedete, è un ambito molto complesso in cui la ricerca si sta muovendo in modo pesante, ovviamente dove di più? Là dove c'è più interesse economico, tanto purtroppo questa è la verità, e l'interesse prevalente in questo momento è su quella che è la neurogenetica e la neurofarmacogenetica, quindi tutto ciò che sta nella parte più destra, guardava la rovescia, destra della diapositiva, e purtroppo in questo momento va a discapito di quello che invece è la parte prevalentemente rilevante in ambito clinico, quella che ci dà più problemi ed è dove più siamo efficaci al momento, perché là stanno i maggiori strumenti che sono stati provati a essere più efficaci per il trattamento dei sintomi sia di accompagnamento, cioè comportamentali, che i sintomi core dell'autismo. Avanti. Vabbè, questo era per farvi vedere quello che vi ho appena detto, avanti. Questo era perché, siccome si fa un gran parlare di vaccini, il vaccino del morbillo, parotite, rosolia, non c'entra, lo dico alla Fiorentina, un tubo, anzi un fico secco, l'ho detto proprio bene, con l'autismo. Questo è l'ora di smettere di sentire dire sciocchezze. Il motivo per cui se ne parlò a suo tempo era legata a una semplice correlazione statistica, e se una rivista scientifica come Lancet pubblica un editoriale per dire che basta, non ne parlate più, dobbiamo smettere di parlare almeno in questo ambito di questa problematica. Avanti. Va bene, questi sono i correlati anatomici, vi ho portato questo studio che dimostra come, purtroppo, le diceva il professore Verissimo, noi abbiamo la dimostrazione che ci sono delle alterazioni conseguenti proprio alle modifiche che avvengono a livello del connettoma, che determinano anche anomalie morfologiche. Lo sapete perché si parla di queste cose? Se ne parla perché noi stiamo cercando, oltre a fare una diagnosi, voi immaginate l'impatto che avrebbe nel poter fare la diagnosi più precocemente possibile, se io avessi degli indicatori biologici, cioè dei biomarkers da utilizzare immediatamente per fare uno screening per l'autismo. Bene, si sta cercando di metterli insieme e attualmente abbiamo a disposizione alcuni dati che però non sono sufficienti. Uno di questi è l'ingrandimento appunto del diametro cranico, abbiamo dei screening genetici che si possono fare, ma purtroppo prevalentemente oggi arriviamo alla diagnosi laddove si procede a questo tipo di approccio nei primi 2 o 3 anni, dove siamo bravi. Prima, purtroppo, voi lo sapete, non si faceva nemmeno nei primi 2 o 3 anni. Però quello che voglio sottolineare e che direi condivido pienamente con il professore, oggi se si parla di disturbo dello spettro autistico dobbiamo parlare di un disturbo della plasticità neuronale, cioè l'autismo fa parte dei temi che deve trattare la medicina. La medicina ad ampio spettro, ovviamente, visto che si parla di spettri, e la plasticità neuronale implica tutto quello che vi ho detto, livello genetico, livello epigenetico, vai avanti per favore, vedete queste sono le famose contattine, cioè quelle proteine che legano e permettono il rapporto con i neuroni tra di loro, che sono poi importanti nei meccanismi anche dell'apprendimento, ma pensate dell'umore, a tutti i livelli, e su questa plasticità vedrete si svilupperanno la maggior parte dei farmaci nei prossimi anni. Avanti. Tanto è vero che, vai avanti, questo non importa, e si stanno studiando i vari anche equilibri neurochimici, neurotrasmettitoriali, che sono sottesi da questi rapporti fra i neuroni, e fra questi uno dei più importanti che stiamo studiando è quello fra l'acido gamma aminobutirico e il glutammato, voi sapete che sono da una parte avanti, uno diciamo quello che inibisce, ora dico in modo molto, molto soft, dall'altra, e quindi sto parlando del GABA, e dall'altra il glutammato che ha una funzione modulatoria sulla parte eccitatoria. Questa mancanza di equilibrio spiegherebbe alcune alterazioni anche comportamentali, e alcuni dei farmaci che oggi utilizziamo, spesso off-label, cioè fuori dall'indicazione tecnica, proprio sfruttano questo meccanismo che è squilibrato, cioè da una parte favorendo la GABA inibizione, dall'altra inibendo invece lo stato iperglutamatergico. Avanti. E
vi ho portato anche questa perché è appena uscita, un lavoro sull'importanza della serotonina. Voi sapete, esiste una teoria che è basata sugli elevati livelli di serotonina come fattori che in qualche modo interferiscono appunto sulla produzione di alcune proteine nel bambino, e questo studio è molto interessante perché lo va a evidenziare l'utilizzo degli inibitori della ricaptazione della serotonina, quindi gli antidepressivi che vengono oggi prescritti e utilizzati anche in gravidanza, dimostrando che potrebbero influenzare in qualche modo e determinare un aumentato rischio di sviluppo di autismo. Voi sapete che su questo, non so se l'ho messa avanti, esiste ormai un divieto di uso ad esempio dell'acido valproico. L'acido valproico non ha solo una correlazione statistica, ma un evidente impatto in termini di aumento del fattore di rischio di autismo qualora la madre lo assuma in gravidanza, perché in gravidanza è controindicato. Bene, questi sono altri studi, sempre molto recenti, avanti, che dimostrano invece come comunque il discorso sia veramente molto complesso. Non dobbiamo tenere di conto solo del glutammato e del GABA, ma anche della serotonina, ma anche dell'acetilcolina, ora vado veloce, avanti, ma anche, questo è un altro studio, sulla dopamina. Quindi vedete, è un ambito molto molto difficile, dove dobbiamo capire quali sono gli elementi determinanti e su quali agire, e lo vedrete che lo sviluppo farmacologico sarà in questa direzione, per contrastare le manifestazioni cliniche tipiche dell'autismo. Avanti. Tutto questo nasce da un approccio nuovo in medicina che viene definito traslazionale. L'approccio traslazionale è quello che prende dalla sperimentazione animale e poi traduce in equivalenti clinici, quindi è fondamentalmente un utilizzo della conoscenza prima sull'animale e attraverso questa poi l'applicazione clinica. Tutte queste conoscenze, quindi, che sembrano veramente rappresentare una nuova era, perché ci stanno dando la possibilità anche di andare a sperimentare l'impatto di alcune sostanze su alcuni appunto elementi, fra cui la produzione delle contattine, l'immunomodulazione, insomma tutte le sostanze che vi ho fatto vedere. Avanti. Guardate, questo è attualmente quelli che sono gli farmaci in studio sull'autismo nelle varie fasi. Voi sapete, prima di entrare sul commercio, sul mercato, un farmaco passa tre fasi. La fase 1, che è quella proprio di studio, di sviluppo del farmaco, la seconda fase, che è quella appunto di studio sull'animale, la terza è quella nella popolazione umana a campione, in studi randomizzati, controllati, e poi viene messa sul mercato. Attualmente, come vedete, sul mercato abbiamo solo due farmaci autorizzati, che sono il risperidone e la aripiprazolo, mentre abbiamo in fase 3 una serie di farmaci che comunque prevalentemente, a parte un antidepressivo, per il quale vi dico già non riceverà l'indicazione, perché è dimostrato non impattare sui sintomi core dell'autismo. Invece ci sono altri farmaci, uno dopo ve ne parlo, un diuretico, che stanno avendo appunto uno sviluppo in fase 3, ancora non ne abbiamo risultati reali, pratici e concreti. Quelli in fase 2 sono molto buoni, proprio agiscono sui meccanismi del glutammato e del GABA prevalentemente. Avanti. Come vedete sono molto pochi, molti, sono tanti, sono pochini, siamo 4 o 5 in fase 3. Bene, quindi cosa ho fatto io? Vi porto quella che sono le raccomandazioni che a livello europeo, queste le ho portate a Lussemburgo recentemente, sono le raccomandazioni che si stanno sviluppando in linee guida proprio in ambito del disturbo dello spettro autistico, però su tutto l'arco della vita, non solo bambini come abbiamo fatto in Italia, perché voi sapete esistono delle linee guida ministeriali, tra l'altro la SIMPA, su quali sono i trattamenti raccomandati o non raccomandati nell'autismo. E quindi vi porto un po' una sintesi sulla base di quella che abbiamo presentato a Lussemburgo, di quelli che sono gli interventi raccomandati o non raccomandati. Quindi qui sarò molto veloce, però mi piaceva darvi delle foto di quello che si può e quello che non si può utilizzare nell'autismo. Avanti. Allora, questo l'ha già detto il professore, vedete, ricordiamoci che comunque i farmaci riconoscono comunque nell'autismo
l'indicazione laddove ci sia un altro disturbo in comorbidità. Se io ho una depressione, la devo trattare da depressione con i farmaci che ho anche a disposizione per la depressione. Questo lo dico perché a volte si parla dei farmaci e si pensa che quindi se posso utilizzare solo risperidone e l'aripiprazolo e devo usare solo quelli. No, se una persona con autismo ha un episodio depressivo, devo trattare l'antidepressivo. L'indicazione rimane, ovvero non determiniamo delle discriminazioni al contrario, cioè che alla fine riduciamo la possibilità di attingere a tutta la farmacopea per quanto riguarda gli altri disturbi. Vedete però quanto sono impattanti, questi sono i dati, sono impressionanti. L'ansia in particolare è veramente molto rappresentata, ve lo sapete, è spesso fonte di molti problemi comportamentali. L'alto funzionamento, tanto per fare, io ho avuto un trattamento, il primo ragazzo che ha preso, con allora si chiamava sindrome di Asperger, insomma un alto funzionamento, che ha preso la patente europea proprio in Germania. E quando lui ha preso la patente, venne a trovarmi e mi ringraziò, e venne con la macchina. Eravamo a Bruxelles allora, venne a Bruxelles, lasciò la macchina lì, venne, poi la sera, doveva andare via, lo riaccompagnai. Riaccompagnandolo, lui mi disse, devo andare alla macchina, e io dissi, bene, dai, ti accompagno. Lui disse, però era nevicato, dice, avevo paura non mi bastasse la benzina, sicché l'ho lasciata un po' distante, va bene, ti accompagno, uguale. Abbiamo fatto 3 chilometri sotto la neve, per cui aveva lasciato la macchina nel solito punto in cui quando veniva a Bruxelles lasciava paura e non gli bastasse la benzina, quindi l'aveva lasciata nel punto dove sapeva che la benzina gli sarebbe bastata. Questo per dirvi cosa? Che l'ansia, che è prevalente al di là della sameness, del bisogno delle routine, però lui l'aveva prevenuta in qualche modo mantenendo proprio quel tipo di consuetudine. Ovviamente poi io ho preso il taxi per tornare a casa. Avanti. E esistono per questo tutta una serie di linee guida e anche di indicazioni su come utilizzare i farmaci, e su questo non ho tempo, però insomma sui dosaggi, i titolamenti, su le particolari precauzioni, ma soprattutto sul fatto che i farmaci una volta introdotti non sono per tutta la vita. Io mi arrabbio sempre moltissimo perché vedo terapie introdotte 20 anni fa e mai rimesse in discussione, ma eventualmente se c'è un problema aggiungendo un altro farmaco, quindi le politerapie sono all'ordine del giorno ed è un grave errore. Pensate, in un Granducato di Lussemburgo io faccio la supervisione degli psichiatri e le dimissioni dei ragazzi autistici. Ecco, lì ho l'indicazione ad abbattere dalla dimissione entro 6 mesi dei farmaci del 70%, cioè c'è proprio l'indicazione ministeriale del Ministero, lì affidato al Ministero della Famiglia, tanto per darvi la misura di chi si occupa di questa cosa, proprio per abbattere l'apporto l'impatto dei farmaci, soprattutto per fare un follow up, cosa che spesso non viene fatta. Avanti, ma questa è colpa di noi medici, noi psichiatri, che non abbiamo né cultura specifica nel settore, né tantomeno evidentemente cultura o formazione umana. Va bene, quindi questi sono degli studi per farvi capire quanto vengono utilizzati i farmaci e che purtroppo i farmaci prevalentemente vengono utilizzati in modo inappropriato. Da momento vi ho detto solo 2 farmaci hanno un'indicazione e ora vi faccio vedere qual è l'indicazione, mentre noi troviamo terapie molto strutturate, molto utilizzate, dove l'utilizzo spesso è di tipo contenitivo per i problemi comportamentali, e questo è ampiamente dimostrato. Avanti. Vedete, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato con Bertelli recentemente, ed è free online, quindi se ve lo cercate lo trovate l'articolo, e se no ve lo mando di nuovo, quindi basta chiedere. Avanti. Ed ecco i farmaci. Bene, risperidone. Il risperidone riconosce la raccomandazione del trattamento a breve termine per quanto riguarda l'aggressività, soprattutto auto, ma anche eterodiretta. I tantrum, sapete, sono questi capricci, queste bizze, questi atteggiamenti di esplosione, di scontrollo. L'autolesionismo, l'ho già detto, in bambini, in realtà è adolescenti con disturbi dello spettro autistico. Attenzione a quelli che sono gli aumenti, che direi quasi sempre si vedono, del peso,
del peso corporeo, e della prolattina, frequentissimi. La prolattina meno impattante nel maschio, nella femmina ha un impatto rilevantissimo sulla interruzione delle mestruazioni, quindi l'osteoporosi e tutte le problematiche connesse. Vedete, l'evidenza è 1+1+ vuol dire che si basa su meta-analisi, su studi comunque controllati, randomizzati, tra l'altro rianalizzati. Quindi direi è un farmaco che si può utilizzare tranquillamente, ma che non incide sui sintomi core dell'autismo, vale a dire ad oggi noi, e lo dico anche se è duro, mi arrabbiavo sempre con l'amico Zappella, perché lui dice si può guarire dall'autismo, non si può guarire dall'autismo, ad oggi non si può guarire dall'autismo, si può fare in modo che i sintomi si attenuino durante soprattutto l'età precoce e che mettiamo a disposizione tutta una serie di trattamenti che riducano l'impatto dei problemi comportamentali, dei sintomi comportamentali e delle problematiche medico-psichiatriche connesse. E soprattutto possiamo lavorare sull'ambiente per far favorire quello che è la possibilità di adattamento, di accoglienza e di accettazione delle persone con una diagnosi di questo tipo. Il secondo farmaco avanti è la aripiprazolo, che ha una raccomandazione basata su un'evidenza sempre di 1+, quindi di nuovo abbastanza elevata, di nuovo utile nel trattamento a breve termine per aggressività autoeterodiretta e con problematiche comportamentali in bambini e anche questo adolescenti in realtà con disturbi spettatistico. Avanti. I due farmaci hanno un profilo metabolico e di sicurezza assolutamente equivalente, quindi quando mi dicono l'aripiprazolo fa meno ingrassare, non è vero, fanno ingrassare esattamente quasi, direi la differenza statisticamente non è significativa, quindi determina un aumento ponderale rilevante sempre, e sulla prolattina hanno lo stesso effetto. In termini di efficacia sono del tutto sovrapponibili. Avanti. Vi parlo del metilfenidato perché ovviamente non ha un'indicazione specifica per l'autismo, però è raccomandata laddove vi sono in associazione sintomi che permettono la diagnosi di un ADHD o comunque un deficit dell'attenzione o un'iperattività che sono inquadrabili sotto questa categoria diagnostica, sempre in bambini e adolescenti che abbiano questa doppia diagnosi. In questo caso pure l'evidenza è molto alta. La best practice ci dice di stare molto attenti, che però uno degli effetti collaterali più frequenti è che io do metilfenidato per contrastare questi aspetti e però determino aggressività e allora quello può essere un effetto collaterale del farmaco. E bisogna stare attenti anche all'insonnia, che sapete essere il sonno un aspetto fondamentale anche nell'ambito dell'autismo. Avanti. Va bene, questo fa vedere che tutto quello che vi ho detto è sostenuto da una meta-analisi. Avanti. E proprio del sonno vi ho messo la melatonina. Sulla melatonina non esiste una raccomandazione specifica per l'autismo. Diciamo che la raccomandazione è di tipo 1+, nel senso che serve utilizzarla nelle persone che hanno, laddove non hai già fallito nei tentativi di igiene del sonno, insomma di quelli sono gli aspetti che ora non sto ad analizzare, ma possono determinare un cattivo sonno. Allora la melatonina risulta essere molto efficace anche nei bambini, oltre negli adulti con disturbi dello spettro autistico, per risolvere gli aspetti collegati appunto al cattivo sonno. Tra l'altro il dosaggio medio utilizzato a livello europeo è 3 mg, ve lo do nell'adulto, 1 mg nel bambino, medio. Avanti, e questi sono gli studi che lo sostengono. Avanti. Ecco, sulla secretina io ho avuto la sfortuna di partecipare a uno studio su due bambini dove facevamo venire la secretina porcina da Giappone, al di là di aver speso inutilmente molto denaro. Mi ricordo questa cosa, ero specializzando, di aver fatto patire le pene dell'inferno a questi bambini, quindi per questo ce la metto sempre, se così. La secretina è inutile, non solo è dannosa e non è raccomandata nell'autismo, vuol dire che non si deve utilizzare. Quindi qualora qualcuno venga fuori con questa idea, sappia che la secretina oggi è controindicata. Avanti. E l'evidenza è molto forte, 1+, l'avevo messo. Sugli antidepressivi, anche qui non c'è nessuna evidenza sull'impatto, soprattutto negli adulti, perché nei bambini, sapete, sono pochi gli antidepressivi che possiamo utilizzare, sono abbastanza pochi, sertralina e poco.
poco più, sono quelli. E negli adulti però ormai, nonostante Eric Holland del New York ci abbia fatto una testa tanto per dicendo che servono, in realtà servono a ridurre l'ansia, servono a gestire le emozioni, quindi incidono sul tono dell'umore, ma non determina, e questa lo dice anche qui un'analisi Cochrane, quindi una meta-analisi ben costruita sui dati a disposizione nell'autismo. Serve ovviamente se c'è un episodio depressivo, se c'è un disturbo d'ansia. Avanti. Vabbè, questo era solo quello sulla gravidanza, ve l'ho già detto, avanti. E questo, va bene, è il lavoro di Eric Hollander, che inizialmente uscì con Citalopram, la fluoxetina, nel quale cercava di dimostrare l'aumento del contatto sociale conseguente al farmaco, ma è stato contrastata questa idea sul fatto che evidentemente un antidepressivo, se riduce l'ansia, riduce anche l'ansia sociale fondamentalmente. Avanti. Vabbè, questa è una Cochrane pure, se non mi ricordo male, e se, del 2013, era per farvi vedere che questi dati comunque sono basati su meta-analisi ben costruite. Avanti. Sull'utilizzo degli stabilizzatori e degli antiepilettici, guardate, vi faccio vedere questa diapositiva semplicemente per farvi capire come sono pochissimi gli studi, 7 sono gli studi a disposizione che hanno studiato in modo così specifico i sintomi core, l'andamento comportamentale, laddove si utilizzino in adulti e bambini con disturbo dello spettro autistico. Troppo pochi per poter esprimere qualsiasi tipo di indicazione o di raccomandazione. Certamente quello che conta è che sono invece indicatissimi laddove vi sia un'epilessia secondo le indicazioni neurologiche. Avanti. Vabbè, questi sono gli studi, in particolare quello del valproato che vi faccio vedere, che mi interessava per sottolineare che è controindicato in gravidanza per l'impatto che vi dicevo che ha proprio nella fase embrionale in termini di aumento del rischio dell'autismo. Avanti. L'ossitocina, se ne fa pure un gran parlare, anche questo è un cavallo di battaglia sempre del nostro Lander, del Mount Sinai University. Sono degli studi interessanti, ad oggi non abbiamo possibilità di esprimere raccomandazioni perché non sono numero dal punto di vista numerico né dal punto di vista qualitativo sufficienti, però interessante l'utilizzo intranasale dell'ossitocina, questa sostanza che, se voi sapete, normalmente agisce a livello uterino sulle contrazioni uterine dopo il parto, insomma, però in questo caso a noi interessa perché sembra che in qualche modo a livello centrale abbia un'azione su una componente, quella del contatto sociale, e quindi dell'accenno, vi ho fatto vedere queste per farvi vedere gli studi, avanti, per farvi capire comunque qualcosa in questo ambito sicuramente si svilupperà a breve. Avanti. No, indietro. Ecco, sull'ossigeno iperbarico, siccome ho dovuto persino fare una pubblicazione sul giornalino dei medici, dell'Ordine dei Medici della provincia di Firenze, dove io risiedo, perché l'Ordine dei Medici aveva pubblicato una sorta di piccolo intervento di uno che faceva questo tipo di trattamento su bambini con autismo a Firenze. E ovviamente poi l'Ordine ha ampiamente smentito, perché esiste proprio una non raccomandazione, cioè non va utilizzato, e le evidenze sono molto alte, perché non serve a niente, serve su quelle problematiche che si vedono a volte nei bambini dove c'è stata una sofferenza perinatale ischemica o di ipossicinazione, ma lì in quel caso è tutta un'altra storia, quindi però nell'autismo di per sé non esiste un'indicazione. I chelanti, sui chelanti dei metalli pesanti, per favore, non ne parliamo più, la Food and Drug Administration, ve l'ho messo, quello è il warning dell'FDA, dice, e siccome abbiamo avuto 6 casi di morte negli Stati Uniti, 6 casi di bambini morti perché gli venivano dati chelanti, e i chelanti si trovano su internet, si possono acquistare ancora su internet, ecco, questo non solo non è raccomandato, ma è persino illecito utilizzarli. Avanti. Questo è il diuretico di cui vi parlavo, la bumetanide. La bumetanide viene utilizzata ovviamente ed è in fase 3, questo è lo studio del 2017, se non mi ricordo male, appena uscito, che dice che in fase 2 ha dimostrato modificare proprio gli aspetti di alcuni sintomi core, in particolare di nuovo quello sociale, dell'interazione sociale, e l'effetto sembra legato proprio a un'azione non diuretica ovviamente, ma sul GABA, sul sistema GABAergico. Quindi ve lo dico perché molto in mente, se ora supererà la fase 3 sarà uno dei farmaci che entrerà in commercio. Però, ecco, siccome mi chiedono, dottore, mi segna il diuretico?
assolutamente non è prescrivibile questa fase, non è a disposizione. Chi lo fa in sede sperimentale, aderendo ai protocolli di ricerca proprio che sono volti a confermare la fase 3. Quindi sperimentazione è, non si può fare in altri contesti se non quelli universitari o con protocolli. Avanti. Interventi non farmacologici. Bene, direi che su questo esistono evidenze importanti su quelli che sono interventi sull'ambito della comunicazione, in particolare quella che è la comunicazione aumentativa alternativa. Sono indicati soprattutto l'utilizzo di quelli che sono gli strumenti di aumentazione visiva, quindi quelli che sono i PECs, i picture, sono assolutamente indicati e hanno anche un bel livello di evidenza, uno più avanti. Interventi sulla comunicazione sociale, sull'interazione, pensate alle agende visive, alla strutturazione, all'operazionalizzazione, coi prompt, tutte queste robe varie, ecco, questi sono indicati, anche se non hanno lo stesso livello di evidenza, ma insomma una buona evidenza, e sono molto utili però laddove vengono individualizzati, quindi non possono essere generalizzati, devono comunque essere individualizzati, altrimenti rischiano di diventare approcci molto comportamentisti che sanno molto di addestramento, e quello, ve lo ricordo, si fa con gli animali, non si fa con le persone, quindi l'individualizzazione è, diciamo, la raccomandazione che è sottesa da questo tipo di intervento, laddove tra l'altro la best practice dice che è importante l'intervento comunque sull'ambiente, quindi l'adattamento dell'ambiente è fondamentale per questo tipo di interventi. Bene, l'ABA, l'ha già detto di nuovo il professore, sottolineo l'importanza nella raccomandazione pure molto alta, anzi direi che forse questo è il settore di intervento che ha riconosciuto, forse è l'unico settore ad oggi che ha un buon livello di evidenza scientifica rispetto anche alla capacità di modificare l'evoluzione dei sintomi core, cioè vale a dire laddove questa è precoce, quindi nei primi 2-3 anni viene subito messa in campo, intensiva, guardate 20-40 ore a settimana, laddove comunque viene utilizzata con i parent, con i genitori, con i familiari, quindi condivisa, è molto molto efficace nel modificare l'evoluzione stessa del disturbo dello spettro autistico. Avanti. Il TEACH è una forma particolare di ABA, ve lo porto perché Folkmar ha avuto una produzione, Fred quando viene qua, perché lui viene qui viene in Toscana perché fa una supervisione su alcune strutture, lui ovviamente è un gran promotore ma anche una grande ricerca e dietro c'ha un bel lavoro di pubblicazione che in qualche modo conferma l'importanza di questo tipo di ABA, che è quello comunque di nuovo individualizzazione basata sulla persona, sulla valutazione funzionale e quella ambientale, quindi è un lavoro che prevede una grande conoscenza e di nuovo una grande intensità. Sì, finisco, tanto quasi finito. Vabbè, questi sono gli studi che dimostrano quello che stavo dicendo, avanti. Ecco, su questa l'IT, l'Auditory Integration Training, per favore, siccome l'ho vista fare in Belgio, quindi nella patria dell'Europa, o almeno come sede istituzionale, non va utilizzato, non serve a niente, l'utilizzo di frequenze con delle musiche ascoltate, con delle cuffie, non serve a un fico secco, e serve a spendere parecchi soldi, quello sì, e quindi le evidenze sono molto molto rilevanti in questo ambito. Mi ha anche minacciato di querelarmi l'amico dell'IT perché io ho visto, io ho detto fallo, non c'è problemi, va bene, avanti. Perché è un medico che la fa, un otorino, tanto per darvi la misura, di origini italiane, tanto almeno l'ho detta tutta. La comunicazione facilitata, questa, anche questa che è molto utilizzata, voi sapete, quello dell'utilizzo dello stimolo manuale rispetto alla comunicazione, l'utilizzo dei computer, ad oggi questa non ha nessuna dimostrazione perché non è dimostrabile se effettivamente ci sia un'influenza dell'istruttore o dell'aiuto, quindi non deve essere utilizzata al momento che non ha nessuna evidenza che dica, perché non siamo proprio in grado di valutarlo se serve a qualcosa oppure no. Ho qualche paziente che è veramente un gran fautore di questa tecnica, io devo dire la verità, non la scoraggio completamente per un semplice fatto che comunque vedo che c'è una famiglia che ci lavora tanto per migliorare il livello di comunicazione, quindi qualcosa di buono comunque si fa lo stesso, meglio di nulla, certamente cerco poi di spingerli sulle altre tecniche di comunicazione. La terapia cognitivo comportamentale, anche questa, attenzione,
bisogna averci un minimo di QI però per farla, perché se no il cognitivo comportamentale, io sono cognitivo comportamentale, insomma diventa stare lì e guardare insomma il paziente, e questo non è accettabile. Quindi bisogna avere non solo un QI ma anche una certa analisi delle competenze cognitive. Avanti, perché non voglio rubare tempo. L'LAP packing, questo voi lo sapete, la tecnica francese che ancora in Francia fanno di avvolgere il paziente autistico con bende gelate, congelate fuori dal freezer, di tenerlo così, poi liberarlo in modo che provi la liberazione dalla vecchia teoria un po' psicodinamica, no, del contenimento. Allora, non solo non ha nessuna evidenza che serva a qualcosa, ma c'è una risoluzione a livello proprio di europeo che la vieta, quindi è illecita, è illegale. Avanti. Sulle diete prive di glutine e di caseina, ad oggi non vi sono evidenze che la sostengono. Certamente esiste una problematica gastrointestinale, esiste qualche cosa che si svilupperà a questo livello, ma certamente non è generalizzabile. Quindi la dieta di per sé priva di glutine e caseina ad oggi non ha un supporto di evidenza scientifica, che non vuol dire che domani non ce l'avrà. È 10 anni che io aspetto i risultati di uno studio molto ben condotto che doveva uscire appunto 10 anni fa, che ci diceva se serviva o no, e con grande entusiasmo la promuovevano, però non è uscita, anche un po' sospetto, diciamo così. Però avanti, guardate, esistono studi, fiori di studi sul rapporto fra glutine in particolare, certo se è la celiachia è un altro discorso, va bene, ma fra glutine e autismo di per sé. Avanti, vitamina B6 e magnesio, siccome anche questa su internet va alla grande, ve la dico, non esistono anche qui evidenze, anche se è una Cochrane review, però è solo su 3 studi, quindi poco sviluppata, che ci dicono se fa bene o fa male. Certamente se gliene diamo troppa fa male. Fa male, quindi attenzione a non abusare di vitamine. Avanti, l'omega 3, ci sono degli studi interessanti, però ancora ad oggi non abbiamo grandi evidenze sull'utilizzo dei grassi poliinsaturi, comunque dell'omega 3, come qualche modo, non chiedetemi perché, non ve lo sto a spiegare, insomma, però c'è uno studio in particolare ben condotto che evidenzia che i bambini che hanno preso omega 3 hanno diminuito alcuni aspetti comportamentali, in particolare l'aggressività, per cui a volte male non fa, qualcuno lo sta provando, ma insomma ve la butto lì, nel senso che c'è, però darvi un substrato tecnico scientifico di sostegno non ce l'ho. Avanti, l'acido folico ve l'ho messo perché sta uscendo una serie di studi che durante l'assunzione in età durante la gravidanza sembra comunque proteggere non solo su problemi del tubo neurale ma anche sull'autismo, quindi è interessante, quindi l'acido folio in gravidanza è bene prenderlo, a maggior ragione se c'è questi studi. Avanti. Sulla vitamina D, noi psichiatri ora ci stiamo sbizzarrendo, perché la vitamina D, voi sapete, è uscito l'anno scorso uno studio di correlazione potentissimo negli Stati Uniti con una numerosità superiore a 100.000 pazienti, dove a bassi dosaggi di vitamina D si associa una maggiore incidenza della depressione, incidenza, non prevalenza, incidenza. Quindi sono uscendo anche gli studi dove cercano di mettere in evidenza se la vitamina D ha anche un suo senso nel paziente con disturbo spettro autistico, e in particolare questi sono i primi 2 studi usciti, uno durante la gravidanza di nuovo dimostra nel ratto che esiste un effetto sull'immunomodulazione, quindi evidentemente qualcosa vitamina D c'entra. Ci entra anche per il fatto dell'esperienza nostra psichiatrica, cambiamenti stagionali, ultravioletti, insomma su questa roba ci si potrebbe ragionare, ma insomma ve la lascio lì, anche questo è un solo flash. Avanti, poi ho finito veramente. L'ultima slide, solo per dirvi, noi dobbiamo aiutare anche le famiglie, soprattutto nei momenti iniziali di disperazione di persone come me che dicono che non esiste una cura, di rassicurarli sul fatto che però esistono tanti trattamenti e che possiamo fare molto per aiutarli. Questo lo facciamo anche dandogli le giuste informazioni. Guardate, esiste su internet una fetta di mercato rilevantissima, persino sostenuta da alcune associazioni di familiari, rispetto all'utilizzo del diossido di cloro. Non è la varichina, ma ci assomiglia. Ci sono persone che in questo momento stanno dando la varichina ai propri figli per curare l'autismo. E questo non lo dico io, lo dice di nuovo la Food and Drug Administration, che dice: attenzione signori, questi sono falsi profeti, queste sono persone che vogliono il vostro denaro, oppure sono convinti veramente di quello che fanno, ma lo stanno facendo al di fuori da evidenze di tipo scientifico, mettendo a rischio la salute dei vostri figli. È un po' come facevano quei ciarlatani che andavano a giro nel Far West, no, a dare gli elisir. E allora,
Tutto questo per dirvi, l'ultimo messaggio, che l'approccio oggi nell'ambito dell'autismo deve essere integrato, intermultidisciplinare, e quindi sì, mettere i farmaci quando ne è bisogno, sì, pensare anche a terapie alternative, ma soprattutto lavorare sui programmi comportamentali e sull'ambito educativo e dell'apprendimento in età precoce. Come dicono negli Stati Uniti, l'ultima, education first. Grazie.